Io ho cominciato a usare sostanze quando avevo 11 anni. L'unico pensiero mio, se mi addormento è crack, se mi sveglio è crack. Tanto alla fine è quella, cioè o muori o ti succede qualcosa che muori, perché tanto prima o poi. Inizialmente fumavo le prime canne, sai, con gli amici. La concentrazione del principio attivo è dalle 10 alle 15 volte superiore rispetto alla marijuana, l'hashish. Ormai la mia vita era diventata proprio, era lo sballo, cioè se non c'era lo sballo per me non, cioè non c'era niente. Io sono del parere che le nuove droghe siano una conseguenza di un nuovo modo di drogarsi e non viceversa. Sono passata alla cocaina, facevo pasticche e cocaina. La dipendenza psichica è qualcosa che scatta anche immediatamente. Le usavo per spegnere la botta che dà le sostanze eccitanti. Ho cominciato a fare avanti e indietro sulle rotaie che portavano dal mio paese alla stazione di Brescia. E questo viaggio mio è particolare, è durato tutta la notte. Cocaina, eroina, i cosiddetti acidi, la cannabis e gli psicofarmaci. Queste le droghe, diciamo, tradizionali, ma ora ad invadere in special modo i luoghi di ritrovo giovanili molte altre sostanze. Una di queste si chiama skunk. Canna, cannone, spinello, trombone, joint, bomba, tanti modi diversi per chiamare la sigaretta di cannabis. Ciò che determina l'effetto stupefacente della canapa indiana è il contenuto di THC, principio attivo della pianta, il tetraidrocannabinolo. Più è alto il contenuto di THC, più l'effetto sarà intenso e duraturo. Simbolo di socializzazione e rilassamento sin dagli anni 60, lo spinello è passato di mano in mano attraverso varie generazioni, uno stato di euforia, aumento dell'appetito, talvolta sonnolenza. Questi gli effetti conosciuti della cannabis, ma oggi c'è un allarme che arriva dal nord Europa, dove la skunk, questo è il nome della marijuana potenziata, da anni ha rimpiazzato gli altri tipi di cannabis. Lo skunk è la stessa varietà della marijuana, dell'hashish, contiene il THC, tetraidrocannabinolo, però la differenza è che nella skunk la concentrazione di THC è tra i 150 e i 300 mg per spinello, mentre nella marijuana e nell'hashish tradizionali vai dai 5 ai 25 mg, cioè una concentrazione dalle 10 alle 15 volte superiore. Siccome di per sé il THC è un allucinogeno, cioè induce delirio e allucinazioni, concentrando in un singolo spinello 10-15 volte la sostanza psicoattiva, è evidente che le autorità sanitarie sono preoccupate. Presente fino a poco tempo fa solo nei mercati del Nord Europa, la skunk è dunque arrivata ufficialmente anche in Italia. Questa cannabis potenziata è realmente un pericolo, perché rappresenta un moltiplicatore di effetti negativi che la cannabis già di per sé presenta, come la possibilità, cioè il rischio che si arrivi a delle crisi psicotiche, delle reazioni psicotiche, oppure anche a degli attacchi di panico, e a dare quindi degli effetti di tipo delirante e allucinatorio in soggetti anche senza predisposizione, perché chiaramente il problema della predisposizione è legato al dosaggio, cioè quanto maggiore il dosaggio, quanto meno è necessaria una predisposizione dell'individuo prima. Indubbiamente più semplice e rapido restare invischiati in un altro tipo di stupefacente, le droghe sintetiche. Io a 13-14 anni ho iniziato a fumare in camera, comunque con gli amici, quindi comunque la puzza, cioè, usciva tranquillamente dalla porta.
Poi comunque ho cominciato a mangiare pastiglie, anche magari ero sola, mettevo lo stereo a palle, mangiavo le pastiglie e rimanevo lì in stanza da sola, magari a ballare con la techno.